Trauma cranico-commotivo, e questo è il responso del 118 per l'uomo che stamani è caduto da alcuni metri nel proprio posto di lavoro. È successo in via della Fiorandola, zona industriale sud-ovest di Arezzo, all'interno di un'azienda Orafa. L'incidente è poco prima di mezzogiorno. L'uomo, un 61enne, sembra stesse aggiustando una lampadina. Ha perso il controllo della scala dove stava operando e di conseguenza l'equilibrio, cadendo a terra. L'impatto è stato violentissimo, ma per fortuna l'uomo non ha perso conoscenza. Sul posto si sono precipitati automedica, ambulanza del 118, che, viste le condizioni del ferito, hanno allertato il Pegaso da Firenze. L'elicottero è atterrato nel vicino aeroporto Centini. Da qui il volo verso Siena, dove il ferito è stato preso in consegna dal personale delle scorte. L'uomo abita nel comune di Arezzo. Del fatto è stato allertato anche il personale della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.